Agrigento, nella Valle dei Templi, dalle ore 4:30 del mattino di oggi si è svolto lo spettacolo dell'alba, un percorso sensoriale tra arte, storia e musica. È stato molto bello, penso che sia un privilegio poter assistere a spettacoli del genere e ci fa capire che la città di Agrigento ha veramente tantissimo da offrire, che la Valle dei Templi è un posto che continua a raccontarsi nei secoli e continua a raccontare bellezza e unità. Bellissimo, una bella iniziativa, uno spettacolo diverso che appunto accompagna il visitatore all'inizio, appunto raccontando tutta la storia appunto della valle, dei templi e di questo posto magico, e poi veniamo accolti alla fine con un concerto strepitoso di questo gruppo, insomma, di artisti bravissimi, quindi ne vale assolutamente la pena. Era in realtà il nostro sogno, quello proprio di unire l'Italia attraverso la cultura e la musica. Abbiamo iniziato da Trieste e abbiamo terminato ad Agrigento, città dalla quale tutte le albe sono partite. Agrigento è la città per eccellenza dell'alba. Sono molto orgoglioso di dire che l'abbiamo iniziata appunto noi, così, quasi come un esperimento, e che invece poi ha attraversato l'Italia. Uno spettacolo che affonda le radici nella storia, ma soprattutto anche nell'arte, nella cultura, nella narrazione, nella musica. Come possiamo noi raccontare la cultura senza la musica, che è una parte essenziale? Ed allora è proprio per questo che ci siamo chiesti cosa fare di speciale per visitare un sito archeologico quale la Valle dei Templi. Ecco, raccontarlo attraverso la musica, in un momento in cui tutti dormono, in un momento in cui l'Italia si sta risvegliando. In realtà qui l'alba è già sorta, un po' come sorge ormai da più di 2600 anni in questo magnifico scenario naturale, storico e archeologico. I prossimi appuntamenti sono domani. Domani a Selinunte alle ore 4:30 ci sarà ancora un appuntamento, tra l'altro anche a Ostia Antica, per terminare il 31 agosto ad Ercolano. L'idea nasce quasi un decennio fa dall'incontro di Enzo Pietropaoli, Marina Bruno e Gabriele Mirabassi, uno dei solisti che ha animato l'Alba di Trieste in questo caso. La voglia era quella di cercare un nuovo percorso mettendo in campo pezzi che non avessero alcun legame fra di loro, dalla pura tradizione liturgica europea con Fauré, Mozart addirittura, epoche diverse, stili diversi, musica popolare, Ave Maria in sardo, un pezzo in georgiano, senza alcuno strumento armonico, senza alcuno strumento che, diciamo, semplificasse la lettura, ma tre voci singole, un clarinetto, un contrabbasso, una voce, che si intrecciassero nel reinterpretare minimalmente questi brani. Oggi abbiamo avuto il piacere di aumentare le voci a 4, perché avevamo due straordinari solisti a disposizione, Maxionato e Flavio Boltro, l'abbiamo uniti, è stato a tratti emozionante. Sensazioni uniche, meravigliose, mi sento veramente baciata, abbracciata, coccolata dal sole, dall'arietta fresca che viene dal mare e da queste colonne che sono uniche. Il colore dei templi, della Valle dei Templi, è unico. Questo luogo è unico e stamattina ho vissuto delle emozioni davvero uniche. Grazie.